bisogna pensare un nuovo modo sostenibile di stare al mondo. Secondo noi, tecnologia e agricoltura si devono abbracciare. L'agricoltura ha una sfida. Bisogna produrre meglio, inquinando di meno, abbassare i costi di produzione e migliorare la qualità del lavoro delle aziende. Se rianalizziamo questi tre elementi, sono in apparente contraddizione, perché la popolazione mondiale cresce, consumiamo di più, sprechiamo di più. Questo paradigma non si sblocca senza un'innovazione radicale. La nostra soddisfazione consiste nell'applicare il mondo dell'IoT, dell'Internet delle cose, nelle imprese rurali, fuori dal concetto classico di smart cities. Abbiamo applicato le tecnologie wireless adattandole ai contesti rurali. L'ecosistema agricolo è fatto di tre elementi: la pianta, il clima e il terreno. Oggi siamo in grado di misurare i parametri in aria, dei parametri a terra e dei parametri sulla pianta. È come se le piante ci dicessero come stanno. Abbiamo costruito un interprete. Ogni agricoltore ha le sue domande. Quelle domande vengono trasferite alla personalizzazione del prodotto. La tecnologia viene aggrappata direttamente alla pianta. Un abbraccio tecnologico. La misura di quei parametri aiuta a comprendere un ecosistema complesso. E la tecnologia diventa un'estensione della saggezza dell'agricoltore, uno strumento in grado di applicarla a pieno. È stato naturale per noi mettere le nostre competenze a servizio di un mondo che amiamo, l'agricoltura. Creare un ponte tra tecnologia, sapere umano, agronomia. Questa è la natura, equilibrio. Non sostituire la tecnologia all'uomo, ma creare un abbraccio tra i saperi.